Vediamo un esempio numerico concreto di questo strano fenomeno relativistico della desincronizzazione degli orologi in moto che viaggiano nel treno. Prendiamo un treno di Einstein, K', che viaggia circa all'86,6% della velocità della luce nel vuoto. Precisamente la velocità sarebbe radice di 3 su 2 rispetto a c. La scelta di questo valore, di questo rapporto V su C uguale radice di 3 su 2 è perché il fattore di Lorentz gamma che vale questa espressione qua, in questo caso particolare fa esattamente 2, e quindi è comodo per svolgere questo esempio. Immaginiamo che alla stazione il tempo segni esattamente 0 su tutti gli orologi, e in particolare consideriamo questi due orologi A e B che sono distanti dall'orologio centrale della stazione 1 metro a destra e 1 metro a sinistra. Ci chiediamo precisamente che tempo segnano gli orologi A' e B' del treno che si trovano in quel momento, cioè all'istante 0 della stazione, affacciati esattamente davanti ad A e a B. Come illustrato in questa figura, vedremo che il tempo di A' sarà in ritardo rispetto al tempo dell'orologio centrale, cioè rispetto al tempo della stazione stessa, quindi sarà in ritardo rispetto a 0, mentre il tempo di B' sarà in anticipo rispetto a 0. T uguale a 0 è il tempo della stazione. Per calcolare questi tempi, T' e T B' basta utilizzare la formula di trasformazione di Lorentz, questa, sostituendo tempo e posizione T e X così come registrati nel sistema della stazione, quindi T uguale a 0, X uguale più 1 metro e meno 1 metro, e ottenere così gamma 0, T uguale a 0, X è più o meno 1 metro, quindi abbiamo meno più a causa di questo segno meno, gamma, questo lo possiamo scrivere V su C beta diviso C per 1 metro, e alla fine otteniamo circa meno più 5,8 nanosecondi. Questo vuol dire che il tempo di A', quello ottenuto con più 1 metro, è negativo, meno 5,8 nanosecondi, mentre invece il tempo di B', quello ottenuto con x uguale meno 1 metro, è positivo ed è più 5,8 nanosecondi circa. Quindi si conferma che l'orologio in testa al treno A' è in ritardo rispetto alla stazione, rispetto agli orologi della stazione, mentre l'orologio B' del treno in coda è in anticipo rispetto ai tempi e agli orologi della stazione. È la stessa informazione che ci dà questo grafico, che riporta i tempi T' sul treno in funzione della loro posizione X, cioè della posizione X degli orologi della stazione che sono affacciati davanti a loro. Quindi questo grafico riporta la legge di trasformazione dei tempi di Lorentz. Come abbiamo detto, si tratta di una retta che diminuisce, che scende da valori positivi a valori negativi. Questo sta a indicare che gli orologi del treno che si trovano in coda, quindi a sinistra, come l'orologio B', segnano tempi positivi, quando la stazione invece segna il tempo T uguale a 0. Quindi B' segna un tempo positivo più 5,8 nanosecondi nel nostro esempio, mentre invece gli orologi del treno che si trovano a destra dell'orologio centrale e dell'orologio centrale della stazione, quindi per le X positive, segnano invece tempi negativi, cioè sono in ritardo. Per esempio questo orologio A' abbiamo visto che segna il tempo negativo meno 5,8 nanosecondi, quindi gli orologi che stanno in testa al treno rimangono indietro rispetto ai tempi e agli orologi della stazione.